continua l'impegno della Guardia Costiera per la pulizia del Tevere, una pulizia che non riguarda solamente l'ambiente, ma anche la sicurezza e la sicurezza del mare. Esatto, oggi continuiamo l'attività di bonifica del Tevere attraverso la rimozione dei relitti abbandonati. E ce ne sono ben 23 che abbiamo censito pericolosi e questo è l'undicesimo che rimuoviamo. È un relitto particolarmente complesso da rimuovere perché è un grosso barcone in ferro cemento molto pesante, potete vedere proprio sotto il castello Sant'Angelo, sotto Ponte Vittorio Emanuele II. E grazie a una sinergia tra Guardia Costiera, Capitania di Porto di Fiumicino e la Regione Lazio abbiamo individuato una ditta specializzata che sta operando. Tutte le attività vengono svolte sotto il controllo della Guardia Costiera che verifica l'andamento in sicurezza dei lavori e anche alla fine dei lavori verificherà il fatto che non ci siano più rifiuti, che siano stati portati via tutti i rifiuti che ha provocato questo diciamo, abbandono di questo relitto. Ci tengo a precisare che in questo caso è un relitto il cui proprietario è conosciuto, che ha abbandonato, il responsabile, per cui la Regione anticipa i fondi ma poi agirà in danno per il recupero delle somme dovute da parte del proprietario responsabile. Per quanto riguarda invece i relitti cui non si conoscono i proprietari, come funziona per quanto riguarda i costi? Per la maggior parte si conoscono i proprietari, siamo riusciti a rintracciare. Per quelli dove non è stato possibile, la Regione ha stanziato dei fondi che servono proprio per la bonifica del Tevere. Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, per l'impegno, per la collaborazione istituzionale fondamentale. Continuiamo, sì, siamo a metà più o meno del recupero dei 23 relitti censiti. Oggi è un'operazione molto impegnativa, i relitti si scoprono man mano sul loro impatto, la loro portata, il loro peso, la difficoltà dell'intervento, un intervento molto difficile ma molto ben coordinato. E siamo contenti che si stia procedendo di buon passo per risanare quelle situazioni che abbiamo censito, affrontato e che gradualmente stiamo risolvendo. La Regione Lazio ha anticipato dei soldi che in un certo senso poi saranno richiesti ai proprietari, vero? Beh, noi dobbiamo coordinare due aspetti. Quando un intervento deve essere fatto, chiaramente non può aspettare, quindi un ente pubblico nel nostro caso deve essere tempestivo. Questo non ci deve mai far dimenticare che spesso, non sempre, dietro un relitto diciamo, ci sono delle responsabilità che noi dobbiamo diciamo, sottolineare e procedere nella nostra azione di recupero per fare in modo che la tempestività degli interventi, la loro efficacia, si concili anche con il fatto che poi debbono essere caricati e scritti responsabilità di chi ce le ha, e questo noi lo faremo e lo facciamo continuativamente.